Ciao ragazzi, benvenuti su questo nuovo video. Questo è il mio primo video di mukbang. Mukbang non so come cavolo ci dice, so che questi video stanno andando di voga e quindi con voi oggi mangerò questa porzione gigante di gnocca romana e berrò un poco di tè jana ai frutti rossi. Ci ho fatto il video proprio ieri, che l'ho già messo in premiere, e il video del video assaggio di questo tè uscirà settimana prossima. Mangio con voi, mi tenete compagnia, chiacchieriamo un po', vi racconto un po' di cose che sono successe questa settimana. Allora, cosa iniziamo subito, la cosa possiamo dire. Allora, questa settimana io sono andato dal dietologo, perché io sono seguito un dietologo, ho fatto un controllo e purtroppo sono aumentato di 8 kg e me ne vergogno. Non dovrei anche mangiare queste cose, però un po' posso, senza esagerare. Quindi per fine marzo, inizio aprile, che ho ancora il controllo, dovrei perdere almeno 10 kg. 10 kg sì, sono tanti, basta che io faccio tanta attività fisica. In effetti sto cercando una palestra vicino a casa mia, a buon prezzo, dove andare ad allenarmi. Poi non si vedono neanche dove andare ad allenarmi. Perché io in palestra c'ero già stato anni fa, quando pesavo 130 kg, mi sono uscito a dimagrire un botto per arrivare a 110 kg. Solo che quella palestra, in 2 anni che sono andato, ha cambiato gestione 2 volte, non 3 volte, e ad un certo punto chiudevano per 3 mesi per una ristrutturazione completa. Poi si è scoperto che era semplicemente una truffa, e la palestra non ha più riaperto, eravamo più di 200 iscritti, si sono intascati i soldi, quindi ce la siamo presi tutti nel di dietro, quindi è una cosa abbastanza brutta. Comunque voglio ritornare a fare gli allenamenti che facevo. Beh, io facevo soprattutto tappe roulant, cicletta ellittica, molto molto esercizi abbastanza facili e semplici. Ho provato a fare anche pesistica, sì, ci sono riuscito a tenere sul bilanciere, però i miei muscoli non erano così allenati, e mi sa che se ho intenzione di ritornare a fare pesistica, i miei muscoli mi risentiranno molto il dolore. Dovevo far riscaldare ancora un po' questi gnocchi, ormai che sono un po' freddi, ma va bene così. Devo anche pensare alla fotocopertina. La fotocopertina del mukbang sarà questa. No, questa. Ok. Faccio come fa Stephen 1996 quando fa fotocopertina. Se non sapete chi è Stephen 1996, andate sul suo canale, vi fate giù un bordello di risate. Oggi è domenica. Sono a casa da solo, che meno ci sono. Pomeriggio dobbiamo andare a vedere se riesco a trovare un cavalletto per il mio per la fotocamera, per il cellulare in cui sto registrando adesso, perché adesso voi non lo vedete, ma è appoggiato a un libro e dietro c'è una caffettiera che lo tiene dritto. Comunque ringrazio tutte le persone che si sono iscritte al mio canale,
che mi commentano, mettono mi piace, continuate così, condividete. Subito appunto una cosa che mi è capitata questa settimana. Allora, per chi voi non sa, io sono stato mollato da circa un mese e sto da Dio adesso, sto veramente da Dio. Però non mi dispiacerebbe farmi qualche nuovo amico, farmi senso di parlare, non di scopare o compagnia bene, mettiamo le cose in chiaro, che non cerco sesso, non cerco relazione, solo amicizie e qualche persona per chiacchierare, tutto qua. E niente, adesso voglio solo rilassarmi, pensare a me stesso, farmi un po' di amicizie e basta. Non cerco altro. Non ho più Facebook perché il mio vecchio profilo veniva tempestato di minacce dagli amici da Vivo Minchia. Vivo Minchia è il mio ex, parlando da pelle a pelle. E ho detto facciamo, cancelliamo e basta, però se avete notato la mia pagina c'è ancora e continua a esistere perché grazie alla mia amica, non farò il nome perché sennò andate subito a criticarla, a rompere di coglioni anche lei, non sembra giusto, con le sue credenziali io posso aggiornare tranquillamente la mia pagina Facebook, anche se devo dire la verità preferisco usare YouTube e Instagram, però è giusto che la pagina Facebook è nata, non la voglio chiudere, tutto qua. E niente, poi a gennaio ne andrò in Spagna una settimana, andrò ad Alicante e Benidorm, sud della Spagna, Costa Blanca, a trovare le mie amiche drag queen. Non ho ancora da prenotare il viaggio, ma lo farò entro la fine di novembre, che ho già visto i prezzi, non sono così esorbitanti, però ci sta. Oggi, che è domenica, cosa fate voi di bello? O quando vedete il video, cosa avete fatto oggi di bello? Allora, io oggi, che domenica, me ne starò a casa fino alle 4. Poi, come vi ho detto, uscirò per vedere se trovo un cavolo di cavalletto per la fotocamera qua. Mi sta rilassando questo mukbang, altro che ASMR. A parte che se dovessi fare di ASMR, dovrei parlare così, pronto, parliamo. No, non ce la faccio. Non ce la faccio. Poi certa gente non piace ASMR, a me non mi piace gli ASMR, a parte di un youtuber spagnolo che si chiama Malbert. Andate a vedere, scrivete proprio Malbert, dove lui e una sua vicina di casa cercano di fare un ASMR, ma non ce la fanno perché ridono dall'inizio alla fine del video, quindi è molto divertente. Diciamo che un ASMR non ASMR. Devo eliminare tutte le cose che mi piacciono purtroppo. Dieci chili, sì, sono tanti, ma non tanti. Se voi avete qualche consiglio o avete che consiglio mi date per dimagrire un po' più velocemente, almeno arrivare a gennaio e avere già una linea un po' più magra. Ho il vizio di non guardare l'obiettivo della telecamera, perché in questo momento sto guardando lo schermo e in questo momento sto guardando l'obiettivo della telecamera.
dovrei guardare in mezzo. Erano proprio buoni, li ho finiti, li ho spazzolati, proprio buoni. Basta, ho detto che bevevo metà, e non è neanche la metà questo qua. Ecco qua, ho finito la mia porzione di gnocchi alla romana, il caffè non lo bevo perché l'ho bevuto già stamattina. Niente ragazzi, questo è stato il mio primo e penso anche ultimo mukbang che farò con voi. Comunque se vi fa piacere, che se volete che faccia altri mukbang con Annesse, con Annessa, scusate il rutto, scusate, con Annessa chiacchierata, basta che me lo fate sapere qui sotto nei commenti. E con questo vi saluto, mi raccomando, seguite tutti i miei social, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella, condividete il video, mettete un mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Vi aspetto e vi auguro a tutti buona domenica. Ciao ragazzi!